E siamo entrati con la chiave che ci era rimasta. Restituiscila. Avresti potuto farlo già un mese fa. Ah, signora contessa, il Francescotti è nostro, eh? Se ci va bene li portiamo via il terreno per 48 lire e 32 centesimi, poco pausa. Ah, mi fa piacere, ma non è per questo che sono venuta. Ah no? Lei non si è mai chiesto perché ho proibito a mio figlio di venire qui nel suo studio? Oh, immagino fosse per lo stipendio. Ma quale stipendio che non mi dava niente? Ma se l'avevo anche detto che te l'avrei raddoppiato. Mai accorto di nulla. Allora devo pensare che o era cieco oppure era d'accordo con la tresca nata sotto il suo tetto. Sotto il suo tetto? Cieco? Cieco, signora contessa. Oh, io delle fette di salame grosse così davanti agli occhi, altro che cieco! Già, oh. Questa è la tipica risposta di chi vuole sistemare la parentela povera. Ad ogni modo, a dimostrazione che in me non c'è alcuna intenzione di lenire la volontà di mio figlio, mi limiterò a fare puro atto di presenza. Abelardo, parla tu. Allora, avvocato, quello che... Il delfino di una delle più nobili famiglie piemontesi fa il praticante qui, in questo studio. La nipote, nubile e a caccia di marito, la si fa venire con una scusa, ma... Abelardo, dillo tu! Ok, allora, la mamma praticamente... Un conte barbaresco ha dei doveri e lei, avvocato, sta cercando di combinare un matrimonio tra l'ultimo rampollo dei barbaresco e una poveretta senza un soldo, ma voglio che sia mio figlio, eh? Abelardo, dillo tu! Abelardo, stai zitto, tanto parla sempre a lei! Avvocato, l'avverto, questo matrimonio non c'è da fare! Mi ha preso per Bondio, c'ho la faccia di Don Bondio, accidenti! Oh, ma si figuri, signora contessa, che io di tutta questa storia non ne sapevo proprio un bel niente, anzi, quando sono venuto a sapere è stata una bella tegola, ma Abelardo, dillo tu, accidenti, no! E poi comunque, signora contessa, guardi che Abelardo e Margherita hanno fatto tutto da loro, eh? Io non c'entro nulla, Abelardo, dillo tu. Fatto? Loro non hanno fatto proprio niente. Abelardo non fa nulla senza dirlo prima alla sua mamma. Scusi, lei, signora contessa, però ci sono circostanze, ci sono occasioni in cui magari uno è lì con la ragazza, è il momento propizio, non può mica dirle, scusa un attimo, lei adesso vado a chiedere alla mamma se posso. Lei non conosce mio figlio. Abelardo? Sì. Sì. Senti un po', hai fatto o non hai fatto? Ad ogni modo, se mio figlio e la sua degna nipote continueranno a vedersi, io riterrò lei, avvocato, direttamente responsabile. Abelardo, dillo tu! Ma che cosa c'entro io? Non gridi forte! Ma non grido mica piano! Abelardo, dillo tu! Lei, avvocato, sta cercando di imparentarsi con una famiglia come la nostra! Ma io... Abelardo, dillo tu! Io non sto cercando assolutamente di fare niente, ma si figuri quanto poco mi interessa a me di imparentarmi con una famiglia come la vostra, accidentaccio. Oh, guarda, ma Abelardo, dillo tu. Facciamola breve. Mio figlio non ha più alcuna intenzione di sposare la signorina Margherita Faretti. Abelardo, dillo tu. E invece sappia, signora contessa, che è vero tutto l'opposto, perché il polpacchiotto e la volpe hanno deciso di prendere il largo per andare a fare i polpini da qualche altra parte. La politicante? La sindacalista? Perché non lascia che sia
borghese. E lei si trovi un neurologo che la curi dal suo isterismo gigantiti deformati dalla mia pausa. Che sì. Tanto istruita. La frase di Servio Tullio, pecunia sine nobilitate. Oh, certo, per quanto mio Servio Tullio l'ho sempre detto. Sì. Se vuole mio figlio, lo dovrà pagare 25 milioni. Porco Paus, come il portiere di riserva della Provercelli. 25 milioni è una dote appena sufficiente per sposare un conte barato. Per questo qui, ma tanto ne